I tifernati perdono 4-1 nella trasferta in Sardegna e vengono superati in vetta alla classifica di Serie A2 di tennis tavolo maschile dalla Marcozzi Cagliari. Si è giocato infatti mercoledì pomeriggio il recupero della terza giornata di campionato, che era stato rinviato per la convocazione in nazionale di un atleta sardo, con la Marcozzi Cagliari che si è imposta sui tifernati per 4-1. Decisivi sono stati due atleti nigeriani della squadra sarda che hanno realizzato 2 punti ciascuno, mentre per i tifernanti soltanto Maurizio Massarelli è riuscito a imporsi nella sua partita contro Alessandro Pizzi. Occorre comunque però notare come Babatunde abbia perso soltanto 3-2 e 13-11 alla bella contro il giovane connazionale, ma di nazionalità italiana, Oyebode, ricordiamo per lui impegnato nella nazionale azzurra, è stato infatti rinviato a suo tempo l'incontro di campionato, ora recuperato. Dopo aver marcato il 10-9 a suo favore per il tifernato match ball che ha impedito alla squadra altotiberina di tentare di raggiungere il pareggio, nell'ultimo incontro che avrebbe opposto il campione italiano di seconda categoria Luigi Rocca ad Alessandro Pizzi. La sconfitta di Cagliari ha determinato il sorpasso da parte degli avversari sardi che erano indietro di 1 punto, facendo perdere ai tifernati la testa della classifica dopo soltanto 4 giorni, da sabato scorso a mercoledì di primato solitario. Sulle immagini infatti del match tennis tavolo Tifernum Pisa di sabato scorso, ricordiamo che la miglior compattezza di squadra dei tifernati ha avuto la meglio sulla squadra toscana, che si è dovuta accontentare dei 2 punti del numero 1 Zaunig, ma non è riuscita a portare a punti gli altri giocatori, mentre da parte tifernate Babatunde con 2 vittorie, Maurizio Massarelli e Luigi Rocca con 1 punto hanno portato alla vittoria la squadra locale. I tifernati hanno iniziato molto bene sabato portandosi sul 2-0 con i punti di Massarelli su Raspi e Babatunde su Taccini. La doppia vittoria di Zaunig, prima su Rocca e poi su Massarelli, intervallata dalla vittoria di Babatunde su Raspi, hanno portato i toscani sul 2-3. Ma nell'ultimo incontro Rocca chiudeva la partita con grande autorevolezza, con un netto 3-0 per il 4-2 finale del tennis tavolo Tifernum su Pisa. Se riesce, se perde giocando male così, se riesce.